Giornata, cari cavalieri del Montefeltro. A suo giro tocca a me. Tocca a me. Mi sono proposto di fare questo bel video sbarbata che volevo aggiornare, volevo arricchire con un contenuto un po' particolare, diciamo, contenuto. Allora, a me piace molto il buon vivere e devo dire che oggi ho goduto in che senso? Mi sono fatto un bel piatto, la mia cara moglie mi ha preparato un bel piatto di strangozzi con le mazzancolle, un piatto di pesce e voglio provare ad abbinarlo in rasatura. Chef Diego Simonetta si metterà a ridere. Io avevo accennato qualcosa del genere riguardo alla fontina. Comunque, per prolungare un pochettino il piacere sensoriale che ho avuto a livello gustativo, provo a prolungarlo facendo una sbarbata cercando di rimanere in tema. Cosa faccio per rimanere in tema? Il classico marino. Infatti questo video userò Traffit and Eel, Trafalgar, classico sul classico del sapone inglese, ovviamente col suo balsamo. Perché uso il balsamo invece dello Splash? Per un semplice motivo. Mi sbarberò con questo Friodur, questo bel rasoietto a mano libera. L'ho filato e tutto un po' di anni fa, cacchio dico anni fa, qualche mese fa. Voglio vedere se ancora tiene l'affilatura. Ho la barba di boh, un giorno, due, mi dà fastidio comunque. E proviamo. Il pennellino che ho ammollato è il classicissimo. High brush, Omega High Brush, a me piace un sacco, un sacco. Fibra sintetica, diciamo, non di ultimo grido, ma molto molto valida, molto molto. Allora, iniziamo con il prebarba, anzi no, mi sciacquerò la faccia. Come prebarba uso sempre lo stesso prodotto che io ritengo abbastanza affidabile per quanto concerne mano libera, e cioè questo Furbo. Abbondare. Le mani. Adesso prendo un dito abbondante di questa crema, perché questa è una crema da barba classicissima inglese. Dicono che sia ispirata alla famosa, come dice il nome, la battaglia di scusate, di Trafalgar, quindi centauri marini, bla bla bla. Io non mi dilungo più di tanto, sono un monsignore, peso più o meno. Allora, l'incorporo qui nel ciuffo. Amalgamo bene. Vediamo cosa scappa fuori. Allora, sono impatacato tutte le mani. Iniziamo. Un pezzo che non ci sentivamo.
Pieno d'acqua. Un po' con l'acqua. Un po' troppo stuccosa. Ancora un pochettino d'acqua. Non lo uso tanto sto sapone. Appena finito di fare la doccia, meglio pre-barba in assoluto. Però io, oltre al pre-barba della doccia, ho voluto aggiungere anche il furbo per essere ancora più sicuro. Mano libera lo uso una volta a settimana, quando va bene. Da una roba un altro. Famiglia, è tutto. Se non è il tempo. Allora, vediamo un po'. Niente male. Allora, prendo questo. Prima uso, dove l'ho messo, cavoli? Ah, la mia bella coramella. Sarebbe una striscia di cuoio. Questo procedimento serve per preparare il filo del rasoio alla rasatura. Bene farlo sia prima, aver usato il rasoio, sia alla fine della rasatura. Questo serve per preservare meglio la lama, per far durare la filatura più a lungo. Cioè, così mi è stato detto, poi qualcuno più competente mi correggerà, tanto potete scrivere quello che vi pare, qui sotto. Io ho le spalle larghe e accetto tutti i consigli, tutte le critiche, tutto. Boh, iniziamo. Ci sono varie scuole di pensiero. C'è chi usa la mano destra per la mano destra per questo lato, la mano sinistra per l'altro lato. Io uso solo la mano destra. Mi ci trovo meglio così. Pregio, difetto, boh. E adesso. Una filatura ci sta. Sempre una goduria a mano libera. Prima di non fare troppi danni.
sensazione diversa rispetto al D. Velo non andate, distrutto. Sciacquo un attimo. Vado meglio. Adesso tocco i prebarba. E se il pelo è andato, altro pelo potrebbe essere un pochettino più ostico. Ho già una bella piallata è stata fatta. Allora. Posso andare ancora il sapone. Vicissitudini che mi hanno portato a prendere questo set sono state esclusivamente causate da Giacomo Contro, che io saluto, l'adoratore in assoluto di questi prodotti inglesi, in particolare Raffi Tenil, mi ha consigliato di prendere il balsamo perché io con mano libera, quando uso lo splash alcolico, mi irrita particolarmente. Invece con questi balsami, questo balsamo, l'irritazione nulla. Ho voluto provare qualcosa di più, diciamo, con un profumo più accentuato rispetto a vari altri balsami che si sa che hanno un sapore. La fragranza un po' più tenue. Questo è abbastanza. Questi saponi inglesi, per essere un balsamo, hanno la fragranza abbastanza, non dico forte, però si sente. Migliore in assoluto è, come si chiama? Il balsamo di James Bond, Floris, però non il N89, ma Floris Elite. Balsamo spettacolare, persistente. E ovviamente, confrontandomi con il buon Ivan Scabbio, mi ha detto: ma che cazzo fai con solo il balsamo? Prenditi anche il sapone. E voilà. Ciao Ivan. Ok. Passata. Ah, dimenticavo. Dov'è l'indicazione? Qua, boh. Comunque, iscrivetevi al canale.
questo punto. Per chi fosse interessato al modello, questo è il Friodur. Si vede 4, vabbè, 472. Lama 6 ottavi, mi sa. Niente male. Acciaio inox. Trovo abbastanza bene, in pratica ultimamente uso solo questo. Sempre mani di velluto quando si usano questi rasoi. Attiva, yes. Red point, sta attenti. Una passata di traverso perché terminato il contropelo. Mordi sto rasoio. Piedi di piombo, piedi di piombo. Facciamo il ritocchino sotto gola. Ma sì, dai. Sempre questo. Olè. Mazzancolle buonissime. Allora, ritocchino, veloce veloce.
che non lo uso. Settimana è troppo poco. Ok. Allora, questa avete potuto vedere sbarbata, non perfetta. Colpa indubbiamente mia. Ho maneggiato poco stornese questi ultimi tempi, ma non deve essere una scusa, semplicemente non si finisce mai di imparare. E adesso tocco di classe. Balsamo. Il suo olivo per la pelle. Ok. Dai. C'è di peggio. Questa volta finisce qui. Spero di non avervi tediato troppo. Ho provato a fare questo abbinamento. Ho voluto riproporre il mano libera. Grande arnese, però bisogna sempre tenerlo sotto una certa manutenzione e non dargli troppa confidenza, trattarlo con superficialità, diciamo. Vabbè, detto questo, spero di non avervi annoiato troppo. E il Monsignore vi saluta.